Eccoci, torniamo in diretta dal Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento, dove si sta svolgendo il workshop Stili di Vita e Salute organizzato dalla WISP nazionale. La sessione pomeridiana è iniziata già da più di un'ora, si sono svolti già due gruppi tematici, tra cui il diritto alla salute per tutti e il gruppo adulti e anziani. In questo momento sono in corso le discussioni finali, il discussant, in cui diciamo, si traggono un po' le conclusioni di questa giornata di riflessione. Approfittiamo di questo nostro spazio in diretta per riassumere un po' gli argomenti che non abbiamo potuto seguire in diretta e abbiamo qui con noi Giorgio Bellan del Servizio Sanitario per la Promozione della Salute, Direzione Integrata della Prevenzione, che ora ci spiegherà più di preciso che cosa si occupa e di cosa ha raccontato in questa sede. Benvenuto intanto. Grazie dell'opportunità. Dunque, abbiamo fatto un intervento che riguarda un programma di attività della nostra ASL che non riteniamo particolarmente innovativo, nel senso che propone al territorio una serie di attività che coinvolgono gli anziani e gli adulti, creando opportunità a percorsi di accesso a percorsi di salute. Forse un aspetto un po' più interessante per cui è stato richiesto il nostro intervento qui oggi, riguarda l'assetto organizzativo che ha prodotto questa programmazione, che ha incluso nella programmazione degli interventi tutti i soggetti, quindi anche i presidenti WISP del territorio della mia ASL e tutti gli altri soggetti, tutti gli altri stakeholder si sono messi intorno a un tavolo e hanno programmato e pianificato e poi anche valutato gli interventi che poi sono stati prodotti e realizzati attraverso corsi di attività fisica adattata e attraverso percorsi di Nordic Walking. Questa è un po' la sintesi estremissima di questo intervento. Ok, la ringrazio per la sintesi che immaginiamo sia complessa, quindi possiamo rappresentarla come una buona pratica proprio di quelle politiche di cui si parla in questa sede. Ma sì, anzi devo dire che è stata ritenuta una buona pratica anche da un manuale europeo di buone pratiche destinate ai sindaci di tutta Europa. Queste due attività, questa attività di integrazione all'interno delle ASL e di integrazione con il territorio è stata considerata insomma, interessante e degna di essere messa raccomandata. Perfetto, la ringrazio per il suo intervento e alla prossima. Grazie a lei, grazie a voi. Allora, mentre appunto proseguono gli interventi conclusivi sul palco, noi vi ricordiamo che da questa mattina alle 10 che vanno avanti le relazioni di stakeholder e rappresentanti delle istituzioni che stanno in qualche modo valutando, raccontando le esperienze WISP di collaborazione che si sono svolte sul territorio. Andiamo avanti facendo intervenire un altro dei relatori che non abbiamo seguito in diretta all'inizio di questa sessione pomeridiana. Abbiamo qui con noi Italo Dosio, di cui vorrei dare una descrizione un po' più del centro di salute mentale di Susa, che in particolare ha seguito i progetti Sportivamente, Matti per il Calcio del WISP. Quindi cosa ha raccontato nella sua relazione, molto brevemente perché abbiamo dei tempi stretti? Sì, ho raccontato di questo progetto che è partito da lontano, è partito da un livello spontaneistico intorno alla fine degli anni 90, per il bisogno di creare dei progetti di intervento sulla disabilità prodotta dalle malattie mentali e dal punto di partenza si è sviluppato un ragionamento sui livelli di intervento che verso gli anni 2000 ha prodotto un progetto che si chiama Matti per il Calcio, di collaborazione, integrazione, contaminazione direi anche soprattutto culturale con l'UISP, tra gli operatori della salute mentale e l'UISP, un progetto che si è articolato su diversi livelli, un livello sportivo di organizzazione di tornei, campionati eccetera, su un livello sanitario con una ricerca finalizzata e finanziata dalla Regione Piemonte per valutare gli effetti positivi della pratica del calcio sui pazienti psichiatrici gravi e su un livello culturale soprattutto dimostrando che le buone pratiche a basso costo come è quella di un progetto come Matti per il Calcio hanno degli effetti positivi in ambito di salute ma anche a livello economico, diminuendo i ricoveri in ospedale, le spese per i farmaci e quant'altro, e che i lavori di integrazione di partnership sono quelli che arricchiscono maggiormente sia i destinatari finali, cioè gli utenti, che gli operatori, che sono quelli che se ne occupano operativamente.
da questa breve necessariamente descrizione vediamo che ci sono, diciamo, tutti i segni e i collegamenti che sono già stati espressi in questa giornata, quindi rientrate appieno in questa strategia che l'UISP sta cercando di promuovere. Assolutamente sì, all'interno di una rete. Io credo che l'UISP sia un importante snodo di una rete e ho scoperto oggi, partecipando a questo workshop, che noi operatori della salute mentale siamo solo una piccola parte di questa rete, ma ci sono altre agenzie che si occupano della salute e del benessere delle persone a vari livelli, in vari ambiti, su tutto il territorio nazionale, e che collaborano, e l'elemento comune, il fil rouge, diciamo così, è l'UISP. Benissimo, la ringrazio. Allora, lasciamo la parola al palco. Al momento sta parlando Alba Carola Finarelli della Regione Emilia-Romagna per il programma Guadagnare Salute. Lavorare perché dentro le aziende USL, che giustamente qualche collega sottolineava come l'USL non è una monade, e quindi già far comprendere alcuni concetti e far proprio introiettare nei percorsi diagnostico-terapeutici, pensate, l'uso dell'attività fisica come se fosse uno degli ingredienti, esattamente come un esame quando è appropriato, è una fatica improba. E quello che abbiamo fatto è introdurre questi elementi di promozione della salute nei piani di lavoro ordinari delle aziende, e ogni anno nelle nostre indicazioni per il finanziamento e le azioni ci sono anche gli interventi di cui stiamo parlando. E lavorare poi sulla qualità degli interventi, perché abbiamo detto si fa presto a dire buone pratiche, però dietro c'è da studiare, da capire, da contestualizzare, da valutare, da comunicare, tante cose. Sulle reti di relazione, rapidamente lo potete scorrere, tra l'altro mi sono accorta ovviamente che non è completo. Sempre dalla postazione della diretta streaming da Trento, a recuperare, diciamo, a colmare quei buchi che abbiamo perso durante la mattinata, quando avevamo già finito la nostra diretta streaming. Abbiamo qui con noi Antonio Borgogni del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali e della Salute dell'Università di Cassino del Lazio Meridionale. Benvenuto intanto. Grazie. Grazie. Allora, come dicevamo, abbiamo chiuso la diretta di questa mattina mentre si stava proprio parlando sul palco di percorsi indisciplinati, e quindi stava tenendo la sua relazione. Come si inserisce il progetto Percorsi Indisciplinati in questo contesto di questa giornata? Domanda interessante. Devo dire che meglio del mio intervento l'ha spiegato il video dei ragazzi di Torino che hanno partecipato che stanno partecipando al progetto. Indisciplinati si inserisce in un modo assai particolare, perché in realtà mette in connessione il tema della sedentarietà con un tema quasi mai trattato, soprattutto dal punto di vista scientifico e accademico, che è quello che siamo stati chiamati a portare come valutatori e nel monitoraggio del progetto, cioè con quello dello sport di strada, e quindi le varie attività come lo skateboarding, il parkour, le giocolerie che si svolgono appunto in strada. Questa connessione è assai originale, è stato merito della UISP porlo e farla approvare in un progetto nazionale finanziato poi dalla legge 383. Sì, perché gli sport di strada, diciamo, possiamo dire, sono queste nuove discipline, nuovi approcci al movimento, che cercano appunto di coinvolgere i giovani e quindi possono intervenire anche contro l'abbandono sportivo, quindi appieno rientrano in queste politiche. Sì, in realtà ci sono pochi dati ancora, e quindi, ma questo rende l'ambito ancora più interessante, perché ovviamente ci sono pochi elementi scientifici, poca ricerca sulla connessione tra sedentarietà e questa tipologia di sport, e anche tra dropout e questa tipologia di sport, ovvero come questa tipologia di sport, di attività, possa raccogliere persone che altrimenti si sarebbero allontanate. Ma proprio per questa ragione è un progetto coraggioso, come l'ho definito in primo luogo, coraggioso e molto molto interessante. Siamo in fase finale, diciamo, stiamo traendo le conclusioni di questa giornata. Dal tuo punto di vista, che impressione ti ha fatto questa summa, diciamo, del lavoro WISP nel campo della salute? Confortante. Nel senso che mi sembra che la qualità e anche il numero degli stakeholders e il livello delle istituzioni presenti, dall'università al Ministero della Salute a comuni, ci possa confortare. Quando dico ci intendo dire tutto il movimento che si muove
verso le direzioni dello sport per tutti, della promozione e dello sport, diciamo, come diritto, ci possa confortare, perché ci fa sentire un po' meno soli. Cioè, probabilmente oggi, la giornata di oggi ci dice che siamo in più di quanti non ci aspettassimo a condividere un determinato approccio, e quindi ci auguriamo, insomma, ad ottenere risultati migliori anche nei confronti dei temi della sedentarietà che abbiamo posto oggi. Perfetto, grazie mille. Prego. Grazie. Arrivederci. Allora, passiamo, prima di sentire altri ospiti, al palco La Parola, dove sta ancora parlando Alba Carola Finarelli. E una abbia dentro di sé la possibilità, non il dovere, la possibilità di fare rete e di creare delle sinergie che in altri casi non ci sono. Capitale sociale, ripeto, che deve essere potenziato e sviluppato. Il progetto Health 2020 dà delle nuove opportunità. Insiste molto sull'approccio, ce lo diceva la Daniela Galeone, a tutta la vita, al contrasto delle malattie non trasmissibili, a rafforzare, guardate, i servizi sanitari con al centro la persona, quindi pensate anche agli interventi individuali, allo sport terapia, ci ritorno un attimo dopo, e a creare comunità resilienti e ambienti favorevoli. È in quella direzione che stiamo lavorando, l'OMS ce lo dice, ci parla di empowerment di comunità, quindi necessità di lavorare in questa direzione. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo previsto dei bandi nuovi di guadagnare salute in contesti di comunità. Abbiamo fatto un censimento di tutto quello che c'era. Nel 2012 abbiamo fatto un bando rivolto agli enti locali in associazioni con gli altri partner. Abbiamo quindi costruito un percorso formativo comune, siamo partiti con delle risorse. Questi sono i progetti che sono stati avviati e... c'è una mappa sotto, mi piace farvi vedere. Il momento di bilancio, stiamo chiudendo questa lunga diretta iniziata da questa mattina da Trento, Stili di Vita e Salute, e per tracciare i primi bilanci abbiamo alla nostra postazione i due presidenti regionali WISP dell'Emilia Romagna e della Toscana. Per quanto riguarda le cose che avete ascoltato, iniziamo da Mauro Rozzi, presidente WISP Emilia Romagna. Che cosa porterai a casa? Idee, proposte, scintille da trasformare da teoria in pratica. Innanzitutto credo che sia doveroso davvero un ringraziamento forte al gruppo di lavoro nazionale che con questo workshop ci ha dato davvero molti elementi importanti sui quali riflettere. Però vorrei anche ribadire che questo gruppo di lavoro ha permesso ai vari comitati regionali, in questo caso visto che il workshop riguardava effettivamente la parte della macro area del nord, ha permesso di avere veramente molti materiali di discussione anche prima di questo workshop, quindi un bellissimo modo di affrontare i temi erano davvero tanti. Qua sono stati lanciati molti spunti, credo che ritorneremo a casa con l'esigenza di ritrovarci, di ricontattare questi stakeholder, perché abbiamo verificato effettivamente la necessità di confrontarci, di agire su delle prospettive comuni, cosa che probabilmente in questo caso abbiamo visto evidenziata questa esigenza. Quindi... Matteo Franconi, presidente WISP della Toscana, per quanto ti riguarda, la Toscana è una delle regioni che investe molto in termini di salute, cosa porterai a casa? Ma intanto porto la soddisfazione di vedere quanto questa associazione sia cresciuta in qualità. Questo penso sia un appuntamento di qualità sia nei contenuti che nelle persone che ci hanno portato esperienze. E questo noi che faremo il secondo appuntamento come macro area del centro, insomma, ne faremo anche elemento di discussione per approfondire, migliorare o anche cambiare in funzione delle regioni che andremo ad interessare. Grandi stimoli, un'associazione che sa stare non solo al proprio interno, ma oggi si confronta all'esterno con interlocutori istituzionali e enti. Questa è la forza che oggi la WISP porta a casa, di essere all'altezza di potersi confrontare col mondo esterno. Per quanto riguarda un telegramma da inviare da Trento al governo, parliamo del governo dello sport e parliamo del governo del nostro paese. Stiamo agendo per un benessere di cittadinanza, perché oggi abbiamo parlato sì di salute, di stili di vita,
ma dietro credo che ci sia davvero questa logica del trasferire le nostre proposte sportive in proposte di divertimento e di benessere, e quindi la pratica di cittadinanza che vogliamo mettere in campo, che si trasformi davvero in questa opportunità di benessere e di cittadinanza. Probabilmente noi oggi abbiamo stretto dei legami importanti, li abbiamo consolidati e forse siamo davvero pronti per rilanciarci su una nostra politica importante che ci differenzierà da altri. Franconi, e per quanto riguarda il telegramma che parte dalla Toscana, voi ci avete forse una corsia preferenziale, il telegramma al governo? Ma vabbè, il premier è toscano, quindi la realtà la conosce bene, insomma ha avuto modo di confrontarsi quando era sindaco della città con la WISP fiorentina e con la Toscana, quindi il telegramma è che lo sport c'è e ha ancora più voglia di mettersi in gioco e essere protagonista del futuro. Noi ci siamo, aspettiamo una chiamata. Grazie Mauro. Grazie a voi. Grazie Matteo. Grazie a tutti voi. Voce al palco. Perché se è vero che rispetto a livello nazionale abbiamo una meno sedentari tra i cronici rispetto al valore italiano, dobbiamo migliorare molto. Il piano del 2013, questo è il resoconto del piano della prevenzione, non so se riuscite a leggere, diceva già quello che noi facevamo nella direzione di un'integrazione tra i progetti e progetti di comunità. Ve li leggo rapidamente, progetti di comunità da avviare, realizzazione del concorso scuole che promuovono salute, di nuovo questi progetti europei che vengono calati nelle realtà locali, istituti scolastici che partecipano realisticamente a scuole che promuovono salute, sistema informativo, quindi la PROSA che i nostri colleghi piemontesi hanno messo in piedi, garantire un report sulle malattie croniche. Questo è il report che abbiamo consegnato al Ministero, disponibile online. Arriva il nuovo piano della prevenzione. E allora, ripeto, la sfida secondo me è quella di continuare a rafforzare interventi di comunità di questo genere, ma garantire assieme attori come la WISP che delle buone pratiche siano diffuse, non si creino disuguaglianze geografiche, che si sperimentino insieme anche cose innovative, ma una volta riconosciute efficaci, la disseminazione è fondamentale. E ripeto, il chilometro di salute Samba va in quella direzione. Alcuni finanziamenti che noi abbiamo dato sono stati fatti per far sì che queste tecniche, queste modalità di relazione con enti locali, attori, scuola, società, fossero diffuse. Grazie per l'attenzione. Eccoci qui, abbiamo nella nostra postazione della diretta Filippo Fossati, componente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, che ha appena parlato qui al workshop Salute e Stili di Vita. Benvenuto Filippo. Allora, mi fa piacere essere qui, come sai. Allora, questi i temi di questa giornata che hai seguito fin dall'inizio, può servire un lavoro del genere, diciamo, per pianificare un nuovo approccio, un nuovo modo di intendere le politiche per la prevenzione? Ah, sicuramente, perché l'attività fisica è uno strumento fondamentale di politiche di prevenzione ed è uno strumento non considerato quanto invece merita, e soprattutto c'è molta declamazione, ormai si dice nei piani, tutte le volte che le istituzioni sanitarie scrivono che ci vuole una promozione del movimento, ma è difficile trovare un'attività continuativa, è difficile trovare chi investe risorse e quindi la declamazione, poi alla declamazione non corrispondono degli atti concreti. Naturalmente oggi qui invece li abbiamo tutti, abbiamo tutte le realtà in cui invece gli atti concreti si sono fatti, quindi diciamo che oggi siamo felici perché abbiamo uno spaccato delle buone pratiche che in varie parti del paese si fanno. Bisogna considerare che noi tutti che siamo qui siamo una minoranza rispetto a un paese che ancora non mette in movimento le sue persone. Che cosa di ciò che si è sentito qui, cosa si può portare praticamente in Parlamento per smuovere la situazione e cominciare a dare il via a questo processo? Intanto si sta per approvare il nuovo piano di prevenzione. La cosa da fare è quello che oggi è
finanziamenti per singoli progetti, farli diventare un sistema. Cioè il governo deve chiedere che ogni regione abbia un suo piano, non tanto per la prevenzione in generale, ma per il movimento. Non dico cose astratte, ce lo chiede l'Europa, si dice sempre l'Europa ci chiede sacrifici. Stavolta l'Europa ci chiede, il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea, che ogni Paese membro abbia un piano. Allora facciamo questo benedetto piano, così poi siamo in grado di andare dalle regioni e andare dal governo e dirgli: caro governo, care regioni, avete messo in pratica? Cosa avete fatto? Quali progetti avete finanziato? E se non l'hanno fatto ci sono anche, tra virgolette, delle sanzioni. Ecco. Naturalmente per far questo bisogna anche investirci un po' di soldi, ma teniamo conto che ogni euro che viene investito sul movimento come promozione, come prevenzione per la salute, fa risparmiare un sacco di soldi in medicinali e in processi sanitari più intensi, l'ospedale e quant'altro. Quindi noi faremo una cosa buona per le persone, ma buona anche e soprattutto per il paese. Perfetto, grazie mille per il tuo intervento. Grazie, grazie a voi. Allora, rimandiamo la parola al palco, dove sta intervenendo Furio Onzel, sindaco di Udine. Il sindaco ha collaborato molto con la Wispo, secondo voi riusciremo a vedere, ma una delle cose che soprattutto ho capito è che dovevo portare a bordo della mia squadra, se avessi vinto, e non era affatto scontato, perché qui non è scontato nulla. Cioè qui qualcuno prima diceva sì, queste cose sono scontate, ma non è scontato niente, cioè, forse in questo ambiente è scontato qualcosa, ma credo che basta andare al CONI per scoprire che forse c'è ancora chi pensa che veramente il vero sport si finanzia quando uno ha la grande tappa del giro e magari l'arrivo del giro, questo dico nella mia regione, ecco. Pensate appunto che cosa significa. Ebbene, quello che volevo dire, che mi sono però adesso perso, che 5 anni dopo cosa ho detto? Ma no, devo però portare a bordo qualcuno della WISP. Allora appunto mi sono messo, diciamo così, tra virgolette, a fare la corte alla Raffaella Basana, dicendole: senti, per favore, cerca di vedere se ti viene questa voglia appunto di impegnarti, e come vedete ce l'abbiamo fatta. E questo per me è uno degli aspetti importanti. Bisogna un po' riappropriarsi, questo lo dico a tutti, della politica. È vero che quello che uno vede può sembrare che faccia così la politica, appunto capisco l'antipolitica, ma invece non è la politica, è l'unica speranza che abbiamo. Se Socrate, no, dice, quando appunto della spologia, Platone, l'apologia di Socrate, dice: ma perché mai il virtuoso dovrebbe entrare in politica? Dopotutto, se è virtuoso è chiaro che non ci guadagna nulla, i suoi amici anzi lo odieranno perché favorisce proprio i nemici essendo un uomo virtuoso. Beh, cos'è? Perché mai dovrebbe entrare in politica? E beh, ma appunto alla fine Socrate ci pensa e dice: ma perché almeno uno c'ha la soddisfazione di dire non sono governato da uno peggiore di me. E quindi è un dovere appunto impegnarsi, e questo è quello che forse abbiamo cercato di fare. Qui appunto vi dico alcune cose. Io sono stato vicepresidente, sono tuttora vicepresidente di Città Sane, che è questa rete dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, poi vedrete qualche cosa. Queste sono un po' le città, e ecco, la definizione di salute, questo è stato detto molte volte oggi, risale al 48, ma poi la definizione di Ottawa, quella che sostanzialmente dice che cos'è la salute, deve essere bene, non è soltanto assenza di malattie, no? Perché tutto parte da quello, ma è benessere fisico, mentale e sociale, e soprattutto in quello che è il health 2020, no? Perché è il nuovo progetto, che magari è stato detto qualcosa, forse ce l'ho qui, sì, che questa è la Health 2020 Strategy, che qui ho messo i temi principali. Vedete, questo è older people, che è la gente più, ma è soprattutto il mental well-being, la salute, il benessere mentale. Ecco, questa volta mi sembra che sia importante questo benessere mentale, anche perché nella vita che viviamo c'è sempre più ansia, c'è sempre più tensione, e in effetti se noi non andiamo a riprendere anche la mente, no? E la mente, dico,
in questo quadro olistico veramente il corpo finisce, che poi alla fine la serenità, la felicità, io questo lo dico al sindaco, ai nostri cittadini non riusciamo mica a dare. Certamente ci vuole, appunto, passa attraverso il riequilibrio con il corpo, ma passa anche, appunto, attraverso la mente, e questo per la prima volta, diciamo, ce lo mettono in modo abbastanza chiaro. Poi va bene, ci sono tante altre cose, a me interessa molto questo housing and regeneration, anche lì in fondo tra le cose del 2020, proprio perché qui c'è un aspetto storico. Se uno va a vedere la storia della medicina, quando è che la tubercolosi, no? Uno si ricorda, appunto, dalla Traviata, no? Era appunto una malattia sociale, quando è che ha smesso di essere veramente grave? Non certo quando Sir Alexander Fleming, no, ha scoperto la penicillina, quello ci è voluto una guerra, perché, ma cioè, quando hanno cominciato a migliorare, appunto, uno dei determinanti di stati di salute, che era la qualità dell'eutanasia, la qualità delle abitazioni, è proprio questo, quanto nella salute contino anche dei determinanti non strettamente, appunto, medici. Questo, diciamo, è un altro dei quadri importanti, perché quello sul quale noi combattiamo è proprio questa disability, questa threshold di disabilità che purtroppo, appunto, sugli anziani, dico noi perché a Udine, cioè prima c'era la signora che diceva, dottoressa, c'ho cioè 199 di old age index, no? Ecco, io ho 211, cioè, capite che quindi uno su quattro dei miei, io, però capite, cioè è bellissimo, io ho su 100.000 abitanti, Udine, 68 ultra centenari. Infatti ho fatto comprare un mazzo di fiori per quello che vado domani mattina, appunto, vado anche a portare un ulteriore centinaio, capite? Non è male come quadro. Qual è l'aspetto? Abbiamo questa, il più grande trionfo dell'umanità, e io credo per adesso è, no, l'aumento dell'aspettativa di vita, 84 per le donne, per i maschi 3 di meno, e ci sono zone d'Europa dove per i maschi 10 di meno. C'è una differenza enorme di aspettative di vita, però l'aspettativa di vita sana, qui intesa, appunto, priva di patologie croniche, capite, anche nelle zone più sofisticate dell'Europa non supera i 63 anni. E questo è perché lungo tutto l'arco, quindi abbiamo 20 anni di vita, tutto sommato non molto sana, e questo perché? Perché nell'arco proprio della vita non abbiamo forse pensato proprio alla salute. E su questo poi c'è l'altro obiettivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è l'equità in salute, che è stato un tema, cioè, perché anche qui, anche a Udine, no, a Trento immagino, non so, Udine non studiamo, ci sono comunità con differenze di aspettativa di vita drammatiche. Qui non parlo solo della Gran Bretagna, che ovviamente dalla Thatcher in poi è arrivata ad avere inner cities con problemi veramente seri di salute, ma anche, appunto, noi, che tutto sommato in Italia qualche cosa siamo riusciti a difendere, però anche noi abbiamo zone, e qui ve lo potrei lasciare così come problema di scoprire quali sono, ma non vale la pena. Prendete un qualunque campo rom, l'aspettativa di vita è 60 anni. Capite, noi ci abbiamo 84 fuori dal campo, e uno attraversa, diciamo, la strada e arriva a un'aspettativa di vita a 60 anni. Ecco, e lo so perché io sono entrato proprio con le progettazioni europee, perché aveva una problematica, appunto, di insediamenti abusivi e tutta una sorta di pressioni per la loro deportazione, no? Perché ovviamente questo era un tema politico abbastanza importante, e invece, appunto, forse poi siamo riusciti a trovare un modo per gestire la faccenda, però sì, tra le varie cose scoprì che non c'erano essenzialmente anziani in tutto, perché, allora, ecco, molto nelle varie conferenze che devo fare, molte sono le keywords o buzzwords, no? E uno dei problemi per la politica è smetterla di dire solo belle parole, ma anche tradurle, diciamo, in temi. Allora, qui adesso sì, insomma ci sono le città sane, come abbiamo
progredito, e questo, diciamo, un po' il quadro. Questi sono i famosi determinanti di salute che avete già visto, quelli di stati sociali, Udine, e questo è uno dei gravi problemi politici, no? L'organizzazione convenzionale a silo, dove ognuno parla solo con quello sotto di sé, invece c'è bisogno di poter operare. Va bene, qui adesso incomincio un po' una rassegna delle varie cose che sono state fatte, buona parte, diciamo, anche con magari passare su quest'altra presentazione e mostrarvi appunto come, perché mi sono piuttosto occupato anche di anziani, anche con la WISP, perché questo era quello che succedeva, questa era la piramide di salute. Questo può essere interessante anche per voi, perché credo che la piramide non di salute, la piramide era piramide, poi è diventato un cilindro, adesso è questa sorta qui, non so, di anfora, è più o meno stabile. Però uno dice, l'invecchiamento della popolazione, ma c'è una bomba demografica, c'è un'esplosione demografica? Ecco, allora sono andato a guardare quell'indice e guardate l'indice di vecchiaia. L'indice di vecchiaia sono i ultra 65 anni su gli under 14. Un altro indicatore piuttosto utile è l'indice di dipendenza, che per noi è 60, che è quello dove uno prende quelli dai 14 ai 65 e diviso quelli sotto i 14 più quelli sopra i 65. E cosa notate qui in questo grafico? Guardate, che non è cambiato. E quindi effettivamente mi sono reso conto che non è vero che c'è una bomba demografica, semplicemente dobbiamo incominciare a progettare, stando attenti agli indicatori, progettare delle città che siano appunto delle città che hanno questo segmento importante della popolazione, che sono poi, diciamo, in questo caso gli anziani, che addirittura possono avere certamente una prospettiva raggiunti i 65 anni con dei progetti di vita assolutamente importanti, ed è importante dare a loro l'opportunità di avere la salute. Allora, una delle cose che abbiamo fatto, visto che riconoscete l'assessore quando non era ancora assessore, che è lei, però io ero già sindaco, sono qua, tanto siamo sempre noi, scusate, per favore Raffaella, dimostrami, perché lo vedo seduto male, non ho seduto molto bene, presidente della WISP, voi dovete essere ambasciatore di salute, per favore, sì, mostra come si siede, di quello che bisogna fare, presidente, guarda, ho visto, ti prego, sì, richiama la postura, guarda lei, cioè, davvero. Allora, caro presidente, non ti prego, dai, cerchiamo di sistemarci un po', ci sistemiamo Sì, invito a arretrare un po' con il vaccino verso la parte, sì. Ecco, grazie. Sì, no, ma tutti, anche lei. Abbiate pazienza, sì. Facciamo tutti questo esercizio, sì, così ci spieghiamo. Sì, no, perché sennò vi faccio fare quell'altro, perché uno è, sì, quell'altro, perché poi... Uno degli obiettivi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità era ridurre, tuttora è del 2020, ridurre le cadute. Cioè ce ne sono due molto importanti, uno è aumentare di 2 anni l'aspettativa di vita, andare da 63 a 65, anche perché sono 2 anni cruciali. Cioè la soglia di disabilità si vede che si supera molto già in quella fase, quindi sono 2 anni importanti. L'altro è migliorare appunto l'equilibrio. E qui c'è un esercizio classico che facciamo infatti per quello, so, prevention of falls, per migliorare l'equilibrio. Comunque mostragli la sua postura, ti prego. Allora, facciamolo velocemente, sì, tutti, sì, insieme, così posso le apporti, Allora dobbiamo sederci bene, se le sedie fossero rigide e questo esercizio verrebbe sicuramente meglio. Comunque quello che vi chiedo è di sistemare bene il bacino, distaccarlo dallo schienale della sedia, perché non ci aiuta sederci in maniera scorretta, e di posizionare il bacino in maniera tale che, dondolando un pochino a destra e un pochino a sinistra sul bacino, si può sentire le tue risultati schiavi, che c'è con la parte inferiore del bacino, come sapete benissimo, e appoggiarsi sulla sedia e quindi scaricare il peso in quella posizione. Automaticamente il bacino, vedete che un pochino si apre in avanti, le spalle si aprono, lo sguardo si alza, e poi dovremmo essere in una posizione corretta, vediamo. Ecco, per favore, sì, perché
così, insomma, siete ambasciatori di salute anche quando... Grazie. Qui vedete un titolo. Qui vedete un'altra cosa della quale io vado molto orgoglioso, sono in inglese perché adesso poi, insomma, perché le ho portate in giro per l'Europa, e questa è proprio la ginnastica a domicilio. Qui si è detto quale convenzione col privato sociale, beh, ma la prima, il primo privato sociale, adesso non so se voi mi chiamate, cioè forse non siete direttamente privato sociale, però per noi è stata importante la convenzione quadro, per me è stata importante la convenzione quadro che ho fatto con la WISP, gli ho messo dentro tutto. Tutte le cose possibili, cioè volevo solo attraverso di loro. Insomma, questa è la ginnastica a domicilio, cioè la signora non è che ha un personal trainer, ma ha appunto qualcuno che l'aiuta poi dopo a entrare in un gruppo di cammino. E la cosa che mi colpì subito fu proprio anche la cura con la quale venissero presi degli oggetti di quotidianità. No, come può essere il bastone, come può essere una pallina che c'è sempre in tutte le case, come può essere appunto, qui siamo entrati nel salotto, vedi, qui, e anche negli ultimi mesi, non mi ricordo più chi diceva che dobbiamo entrare nel salotto, comunque negli ultimi mesi ne avremo portati più, normalmente facciamo 10 incontri prima di invitarli appunto, e più di una decina. Ecco, questo qui è i famosi gruppi di cammino, che da noi ce ne abbiamo 7, non tutti i giorni, questo qui sono sempre io, vabbè, questo senta. Vabbè, e allora, però sì, ma qui non c'è Raffaella, dove sei? Scusa, no, c'è sicuramente anche Raffaella da qualche parte. No, vabbè, c'è anche qualcun altro della WISP. Questo è il gruppo di cammino. Ah, ecco, questo era un progetto sempre WHO, Good Health Adds Life to Years, cioè la buona salute, queste sono tre signori in questo caso albanesi, come vedete. Allora, dopo che sentirono tutte le belle cose che noi facevamo a Udine per gli anziani, invitarono anche a me qui alla Health Day, per quello ci sono anche alcuni. Nel 2012, questa è Susanna Jakob, la direttrice del WHO europeo, e questo qui sono sempre io, vabbè. E dopo feci così bene che nella versione dopo, vedete nella brochure, misero me anche, perché ero proprio l'esempio dell'anziano in salute. E, allora io mi sono chiesto, ma dove sono i loro partner di queste tre signore, no? Perché appunto, you don't stop laughing because you grow old, perché you stop laughing. Allora, dove erano le tre signore? Ecco, Udine, e sono qui i tre albanesi che giocano a domino. E infatti io sono anche presidente di Giona, come potete vedere dalla cravatta che c'è la balena, della mia ludoteca. Qui, ecco, questo esempio, l'energia in gioco, fu proprio un'occasione che coprogettammo insieme alla WISP per affrontare un tema importante, l'obiettivo del patto dei sindaci, del Covenant of Mayors, della riduzione del 20% delle emissioni di CO2 da fonti fossili, non da altre fonti, perché quello non è possibile, da fonti fossili, si deve realizzare proprio in modo collettivo, e dunque bisogna fare dei momenti di condivisione, e uno di questi era proprio la giornata dell'energia, e chi utilità gli amici della WISP, che mi proposero tra l'altro questo delle testi leggeri. Poi vabbè, facciamo anche la festa del Pi Greco, hanno organizzato la Pi Run, una corsa a coppie di 3.441 metri, 5, poi insomma prosegue. Sì, bene. Qui ci sono altre occasioni, questo è un altro bellissimo momento. Sono ancora in corso le relazioni finali del workshop Stili di Vita e Salute organizzato dalla WISP. Sta parlando il sindaco di Udine, Furio Onsel, che, come ha specificato lui, è anche il presidente di Giona, Associazione delle Città in Gioco, che molte collaborazioni ha stretto in questi ultimi anni con l'WISP. Lasciamo la parola al palco per sentire le conclusioni del suo intervento. E c'è anche ovviamente modo di vivere l'ambiente, che è un modo di vivere rispettoso, tra l'altro appunto in questa sorta di così di c'ha degli elementi dove nell'ecorientiri bisogna anche rispondere, no, a delle domande. Alcune delle domande erano in albanese,
perché così uno doveva trovare un cittadino, o lo sapeva già di suo, se alcuni ragazzi appunto lo sapevano per fortuna loro, quegli altri dovevano cercare appunto qualcuno in città. Gli albanesi sono la seconda comunità più numerosa nella mia città, e dunque vabbè, questo niente, sono giochi. Sta finendo il tempo, aspetta, guarda avanti. I 10 esercizi, questo qui, un'altra delle cose sono i 10 esercizi per gli anziani che abbiamo fatto. Il decalogo di altri hanno fatto 70 cose per i sindaci, io ne ho fatte 10 per gli anziani, che sono, vabbè, li vedete lì. Scuola primaria dello sport, questi sono i progetti del. Vuoi parlare dopo? Ho già finito 20 minuti. Allora un minuto, noi abbiamo, questo qualcuno poco fa ha detto, non c'è formazione fisica, cioè educazione fisica nelle scuole primarie. Noi abbiamo cercato appunto di avviare questo progetto, una scuola primaria dello sport, in una delle zone a maggiore così, pluralità, cioè questo qui era questa scuola, è proprio un ghetto, ma non un ghetto degli immigrati, cioè un ghetto africano, nel senso che i rumeni e gli albanesi non ci vanno. Allora come si poteva rilanciare? Proprio cercando di puntare su questo. Ci siamo riusciti, diciamo, parzialmente. Qui comunque vedete quali sono le cose, vedete un po' tutti quelli che operano. Poi va bene, abbiamo finito nel protocollo WISP, comune di Udine, di cui vi ho parlato, l'azienda sanitaria in gioco. Potrei parlare, qui vedete, tutti questi eventi hanno poi il coinvolgimento di molte associazioni, e quello è un po' il segreto, se uno vuole, ecco, questo tutte le volte devo difenderlo, è l'ultima idea dell'assessore, che si chiama Tavola Pedali. Il Tavola Pedali, chi è coinvolto? Comune di Udine, WISP, FIAB, Università, Scuole, FIAB, no? Sono appunto per promuovere la mobilità in bicicletta, no? E non so, io ho varato il piano della mobilità sostenibile 25-25-25, cioè nel 2025 vorrei che almeno il 25% della popolazione usasse l'autobus e il 25% della popolazione usasse la bici e solo il 50% l'autoveicolo privato. Voi capite che a Copenaghen abbiamo più del 50% che usa la bici, oggi. E noi abbiamo 70% che usano l'autoveicolo privato, ma capite quanto lavoro c'è da fare? Ebbene, questo è il discorso. Una delle cose, appunto, lo volevo così per questo neologismo, l'alfabiciclettazione, perché è un'alfabetizzazione però dell'uso della bicicletta per migranti, per donne migranti, perché non tutte sanno, vabbè, più che più. Allora, si è conclusa in questo momento la relazione del sindaco Furio Onsel e ci avviamo proprio ai momenti conclusivi dell'incontro. Infatti ora inizierà a breve la relazione di Simone Pacciani, vicepresidente nazionale WISP, appoggiato, come vediamo, con la collaborazione di tutti i membri del gruppo degli stili di vita e della salute e stili di vita WISP. Quindi stiamo proprio per arrivare alla conclusione di questa giornata, che ha visto gli interventi di molti rappresentanti di istituzioni, enti locali, pubbliche amministrazioni che negli anni hanno collaborato con l'UISP, realizzato interventi e progetti sul territorio e hanno in questa occasione raccontato queste esperienze e evidenziato sicuramente i lati qualificanti di questi interventi. La giornata l'abbiamo seguita con la nostra diretta mattutina di un'ora in cui abbiamo raccontato gli interventi appunto che si erano succeduti sui gruppi blocchi mattutini. Questo pomeriggio abbiamo, un po' anticipando i nostri tempi, seguito le sessioni pomeridiane e ci avviamo a lasciare la parola al vicepresidente nazionale WISP per sentire le conclusioni di questa giornata. Lasciamo la parola al palco. È una giornata che mi ha un po', no, riportato. Mi ha detto il motivo per cui faccio il dirigente da WISP, perché purtroppo tante giornate passano con tante difficoltà, tanti problemi, specialmente in questo momento di grande crisi, e si pensa sempre a correre e a risolvere problematiche. Oggi francamente, grazie a voi, probabilmente il senso, ha un senso fare il dirigente da WISP, perché facciamo tantissime cose belle, bellissime, che purtroppo non abbiamo mai nemmeno il tempo di apprezzarle. Io vorrei ringraziare
oltre a tutti quanti voi, anche il gruppo di lavoro, il gruppo di lavoro degli stili di vita e delle politiche di San José. Ringrazio il gruppo e anche Daniela, perché abbiamo fatto un cammino insieme, un cammino che dall'inizio non è stato facilissimo, perché siamo partiti da un punto di partenza, no, che era anche, diciamo, un po' difficile, perché spiegare cosa avevamo in testa io e Vincenzo, il gruppo del dirigente nazionale, cosa pensavamo noi delle politiche, di queste politiche all'interno dell'associazione, venendo da una storia diversa, non era molto facile. Questo gruppo dirigente si è messo a disposizione, si è messo in discussione insieme a noi per primi e abbiamo ottenuto grandissimi risultati. Credo che l'appuntamento di oggi dica che abbiamo intrapreso la strada giusta e che questa è la strada da portare avanti. In che contesto portarla avanti? In un contesto di grandissime difficoltà, perché è chiarissimo, qui oggi abbiamo visto tutti i progetti che portiamo avanti in tutte le regioni, i comitati, sinergie, ma sappiamo benissimo che sia le amministrazioni pubbliche che anche quelle private, soprattutto il mondo in generale, l'economia nazionale è in grandissima difficoltà. Quindi dobbiamo portarla avanti in un contesto sociale di difficoltà. Abbiamo sempre detto, quando le cose si fanno difficili, non è il momento di fermarsi, di fare un passo indietro, ma di rilanciare. Io credo che la WISP abbia le capacità e le potenzialità di rilanciare. Credo che siamo probabilmente gli unici, abbiamo quasi gli unici, che abbiamo la possibilità di farlo, perché abbiamo un gruppo di gente fortissimo, un gruppo di gente capace, competente. Noi abbiamo soltanto un piccolo limite da superare, che con, diciamo, un nuovo corso stiamo superando. I compartimenti stagni, le difficoltà di lavorare in sinergia, quindi sinergie interne e sinergie interne. Sinergie interne vuol dire che tutte le politiche che fanno parte di questa associazione devono lavorare, le attività devono essere coinvolte, l'ufficio progetti deve far parte di questo meccanismo, il territorio deve essere coinvolto, perché non esiste una base nazionale del territorio per controllare, ma tutti insieme, e questo ci permetterà di andare avanti. Coinvolgendo tutte queste persone ci permetterà anche di trovare le migliori risorse umane, le migliori capacità e le migliori competenze da mettere in campo. Questa è la sfida del futuro. Sinergie esterne ovviamente con privati, enti pubblici, fondazioni, tutti i giorni lo stiamo già facendo, ma dobbiamo farlo ancora di più, ma questa è la sfida del futuro. Un futuro che è difficile per la situazione economica, ma io vedo molto positivo, perché quello abbiamo visto oggi, quello abbiamo sentito, soprattutto come ha lavorato questo gruppo e sta lavorando questo gruppo e anche le altre politiche, gli altri pezzi delle associazioni in questo anno, in questi mesi, mi dicono che faremo bene e che saremo ancora all'avanguardia. Qualcuno stamani diceva che questo è sempre stato avanti, no? È sempre stato avanti, ci hanno seguito, ma a caso noi facciamo progetti, mettiamo nuovi progetti, poi arriva il Ministero, il CONI, utilizzano anche gli stessi nostri nomi, ci siamo inventati, ma questo non ci deve far paura, non ci deve permettere di rilanciare, perché noi rispetto agli altri, permettetemi di dire un po' di grande orgoglio, noi abbiamo creatività e genio, roba che gli altri non hanno. Permettete che la genere noi che non gli altri non l'hanno. Se noi riusciamo in qualche maniera a organizzarsi perché le nostre migliori sinergie collaborano alla perfezione, dopo che sembra questa nuova stagione sta portando a compimento, credo saremo veramente, avremo un futuro veramente positivo. Vi ringrazio ancora, spero che questo non sia un appuntamento unico, ma un appuntamento da ripetere. Per quanto mi riguarda, come responsabile anche delle risorse, cercherò in termini della direzione nazionale di trovare delle risorse per portare avanti questi bellissimi progetti che non riguardano tanto questo pezzetto, ma riguardano anche altri pezzetti. Ringrazio Daniela e anche questo gruppo, perché francamente vederlo oggi è molto facile, ma dove siamo partiti un anno fa probabilmente non era molto facile. Quindi ognuno di voi ha fatto un pezzettino, ognuno di voi ha fatto un passettino indietro, noi e Vincenzo per primo abbiamo fatto molti passettini indietro, ma questi risultati dimostrano che siamo stati veramente bravi e, permettetemi, intelligenti a capire quando è il momento di andare avanti e il momento di fermarsi. Grazie. Allora, per finire dico due parole io a nome di tutto il gruppo. E veramente ho vinto la pagliuzza, parlo per tutti. Allora, io spesso nelle riunioni facevo da parte un po' di quello che avevo i dubbi e devo dire che la quantità di attenzione che siamo riusciti ad avere oggi, come dire, rende merito al lavoro di tutto il gruppo, ma soprattutto di Fabio e soprattutto di Daniela, che
ci hanno animato e ci hanno dato fiducia per riuscire ad arrivare qui oggi e a mettere in campo così tanta ricchezza, così tanti fili, così tante possibilità. Metà del mio intervento l'ha detto adesso Simone, per cui io vi saluto, dico solo che abbiamo... Si stanno tenendo i saluti, diciamo, conclusivi di questa giornata a Trento con il workshop Stili di vita e salute. Dopo il vicepresidente nazionale WISP sta parlando Massimo Gasparetto, che insieme a Francesca Brienze e Enrico Balestra fa parte del gruppo delle politiche per gli stili di vita e la salute. Insieme di fare la nostra parte all'interno dello spaccato della società che abbiamo disegnato oggi. Quindi grazie a tutti quanti e a presto, mi auguro. È stato faticoso, mi saluto così, è stato faticoso, però mi si è aperto il cuore oggi, visto che sono di una generazione, direi di salutarvi con Senegal de Bui. Allora, è finito la giornata di lavori dedicati alla salute e agli stili di vita dall'WISP e qui da Trento si conclude anche la nostra diretta. Ringraziamo Francesca Spanò alla camera e alla regia di questa diretta e Ivano Maiorella che ha fatto l'intervista insieme a me, Elena Fiorani della redazione nazionale WISP e ci avviamo anche noi alla conclusione. Ivano Maiorella, vogliamo chiudere insieme? Sì, io direi che in questo momento abbiamo così avuto un po' la sintesi della giornata. Abbiamo avuto il tema delle risorse, abbiamo avuto il tema della salute, degli stili di vita attivi, abbiamo avuto la possibilità di raccontare dei progetti da parte di stakeholder esterni, come è stato detto. Tutto questo abbiamo cercato di raccontarvelo in diretta qui da Trento, abbiamo due finestre che potete trovare su YouTube e poi sul nostro sito www.wisp.it. Grazie a chi ci ha seguito, grazie a Elena Fiorani, grazie a Francesca Spanò per la riprese e per la regia.